Vai! Vai, siglaiolo, vai! Va ora in onda Il Gigantesco Ficus. Documentario. Un documentario a cura dell'Istituto Nazionale di Cordialmentologia Italiana. Perfetto. È giugno. Il gigantesco ficus deluso se ne va. Corre con tutte le sue forze. Il cervo è attaccato alla conchiglia. Questi cervi cadono in acqua e vivono sul fondo dei corsi d'acqua vicino al fiume. Il giaguaro li aiuta a non sprofondare nel fango e a non scivolare. Estrae l'animale e lui contende al giaguaro la postazione migliore per la caccia alle chiocciole. E alla fine il giaguaro è costretto a nuotare. Raggiunge un fondale e caccia mammiferi coprendogli le spalle. Questo giaguaro, dopo qualche sforzo, offre cibo e riparo anche a piante urlatrici, fino a sfondare il loro scomparto. Le scimmie galleggianti sono più facili da raggiungere. Non sono i soli uccelli che si nutrono di questi molluschi. Il cerbiatto ha la forma ideale per recidere il legamento con cui il mollusco fa ritorno al posatoio contestato. Si serve del becco come di una sonda. La cacca si rivela in tutto il suo splendore. Ma la femmina, il maschio, la femmina, il maschio, il maschio e la femmina, il mammina, la feschio, la cacca. La femmina è due volte più grossa del suo maschio perché agevola la cacca. La cacca. Ma guarda, anche ogni volta a me queste cose...